le ricchezze di queste biblioteche, punta il dito soprattutto sul fatto che le biblioteche ecclesiastiche del territorio, così importanti nel passato e così assenti nel presente, sono un controsenso rispetto alla domanda di informazione, alla domanda di cultura, alla domanda di documentazione che l'università stava suscitando e che la crescita anche dei livelli di istruzione di tutta la provincia poneva continuamente sul tappeto. E si legge nelle pagine di Carosi un appunto che riguarda direttamente i custodi di queste biblioteche, il mondo ecclesiastico, che egli in qualche maniera chiama sul banco degli imputati, perché a questo mondo ecclesiastico imputa una scarsa attenzione, una scarsa capacità di comprensione non solo del ruolo storico che avevano avuto queste biblioteche, ma anche dell'importanza che queste biblioteche potevano avere ancora al suo tempo, e io dico ancora oggi, per lo sviluppo della cultura nel territorio. La sua attenzione in particolare a queste due biblioteche, alle quali avevo fatto accenno all'inizio, no? La biblioteca del seminario di Viterbo e quella di Tuscania, la dice lunga sul ruolo che egli assegnava a questi patrimoni di documentazione, non solo perché era consapevole di quanta parte di questo patrimonio fosse andato già perduto dopo l'unione di Viterbo all'Italia e le soppressioni di molti conventi e monasteri, la sorte di quelle biblioteche ha rappresentato un cruccio sempre per gli uomini di cultura viterbese, e lui ancora ne risentiva a distanza quasi di un secolo. Egli conosceva dove erano andati a finire molti libri, sapeva le vicende di libri che sapevamo o che si sapevano esistenti e che poi improvvisamente erano spariti, così molti libri che sono spariti anche dopo il bombardamento della biblioteca, ma quello anche per cause non legate alle bombe, per cause legate ad altre vicende. Metteva il dito su questa piaga, che non riguarda ovviamente i viterbesi in maniera particolare, ma riguarda tutti coloro che sono attenti al valore conservativo dei libri o al valore commerciale dei libri e non al valore speculativo, al valore di strumento di crescita della conoscenza dei libri, e quindi li sottraggono alla circolazione se li tengono in casa e non li mettono a disposizione, al contrario di quello che lui ha fatto con la sua biblioteca privata, che è diventata una biblioteca di interesse storico certificata dalla regione e in quanto tale aperta alla consultazione da parte degli studiosi. Ecco, questo era il modello che lui avrebbe voluto in primo luogo fosse interpretato dal mondo ecclesiastico. E stiamo parlando di una realtà, e qui io chiudo prima di dare la parola ad Aldo Carosi, stiamo parlando di una realtà che è tuttora presente. Noi siamo qui in questa sede straordinariamente bella, se pensate a dove stavano prima queste biblioteche. Pensate anche alla biblioteca del Capitolo, che gli ottimi uomini che l'hanno avuta in gestione però hanno potuto aprirla solamente per poche ore, un giorno alla settimana quando andava bene, perché stava nella sacrestia del Capitolo della Cattedrale, e queste biblioteche che erano chiuse, come abbiamo detto, nel garage della provincia, e tante altre biblioteche ancora oggi che sono chiuse, che rappresentano un patrimonio straordinario o potrebbero rappresentare un patrimonio straordinario per la cultura viterbese e non solo, per la cultura del nostro paese intero. Ecco, oggi questo problema è ancora un problema reale. Abbiamo una straordinaria sede, però viene da piangere pensando che ci sono migliaia di libri che non hanno alcuna sede, che non hanno alcuna possibilità di essere messi a disposizione. Stiamo parlando di decine di migliaia di libri.
E alcune di queste biblioteche, che erano a Viterbo, le abbiamo definitivamente perse per questa incapacità di intervenire nei tempi giusti. Un accenno che egli fa già in questo articolo era l'importanza della Biblioteca del Paradiso, che è andata via da Viterbo. Dopo che Viterbo ha rappresentato in molti casi, per alcune biblioteche ecclesiastiche, il polo di concentrazione di biblioteche di piccoli conventi, è un po' quello che sta avvenendo oggi alla Trinità, dove gli agostiniani stanno tentando di raccogliere biblioteche di conventi che si stanno esaurendo in giro per l'Italia e li portano lì. In passato era accaduto la stessa cosa per altre biblioteche ecclesiastiche, come quella del Paradiso, come quella di San Francesco, ma come anche altre biblioteche. Quella del Paradiso è andata via da Viterbo ed erano 50, 60, secondo alcuni calcoli 70.000 volumi, che non rivedremo più. Il pericolo è che questo accada anche per le altre biblioteche che sono rimaste chiuse, perché questi sono patrimoni che, se intervengono gli uomini di cultura, gli uomini che hanno responsabilità a livello amministrativo, gli uomini che hanno sensibilità culturale, si possono salvare, ma se non si salvano saranno distrutte. È una sorte sicura questa, perché il libro, quando non viene valorizzato, diventa un peso, e quando diventa un peso va scartato in maniera tale che si possa utilizzare quegli spazi per altre funzioni molto più redditizie, molto più commerciali. Io credo che Attilio Carosi abbia sofferto molto di questo, proprio perché come nessuno di noi ha avuto modo di conoscere la quantità di libri e la qualità dei libri di cui Viterbo nel corso dei secoli si era potuta dotare. E quindi un modo per onorare la sua memoria, io credo che sia quello di continuare a lavorare perché quello che ancora non è perduto non vada più perduto.